E siamo arrivati al Seattle dei Uno. Day One. Aveva un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. Ma sono andata a piedi, ste qua. Arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungino. 10. Wow, cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Allora, state a vedere tipo compare la città da un momento all'altro, from davanti. Dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro? No, non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Certo che a cavallo fino a Seattle è lunga, eh. Cazzo se è lunga. Ellie, auto. Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Ed eccoci infatti a Seattle. Ci siamo. Forse mi sbagliavo. Allora sai dove stai andando. Che credo ci sia da andare di qua. Non si può entrare nelle roulotte, vero? No. Via allora. Però qua si può entrare. Stai con Shimmer. Sì. Finalmente non c'è più Callus che nomaccio, ragazzi. Sì. The Starfire Kids. Buono. La mappa buonissima. Utilissima. Alcol. Devo dire che siamo messi bene, va? Qualcosa di utile? Una mappa turistica? Beh, è già qualcosa. Che facciamo? Bravo. Allora ci siamo capiti. Di qua non si va, quindi si va di qua. E com'è rilassante questa passeggiata, però. Tranquillo. Già, pensa come nascondiamo bene i nostri avamposti. Lo so, è questo a spaventarmi. Di qua non lo so, vabbè. Ponti che crollano. Vabbè, quello non serve una pandemia. Battuta bruttissima, ma che fa riflettere. Fa moltissimo riflettere. Ed è, mo dovremmo esserci, eh. Yes. E questa è la ZQ. Già. Occhio alle sentinelle.
Qua ragazzi, oddio. Come dico sempre, l'esplorazione è sacra, quindi controllare ogni singola cosa. Sì, lo so che ce n'entra lì dentro, non ti preoccupa. Ma dobbiamo riuscire ad arrivarci. Vediamo che ci danno qua dentro. Oh. Ah, praticamente lo stato 4 è il clicker. Viaggiano in gruppi, stadio 2. Ah, ok, allora ho capito. Lo stadio 1 sono tipo i runner. Lo stadio 2 sono quelli che si nascondono. Il 3 il clicker. E il 4 il blooter. Merda. Molto raro, meno male, molto raro. Cioè, venuti fin qua, praticamente, per raccattare soltanto un'informazione sugli infetti. Ok, grazie. Sono gabbie. Celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. E ragazzi, è ricominciata la rumba dell'alcol che manca. È incredibile, ormai è un difetto di questo gioco che non proprio intende smettere. Non intende svanire, non intende fare in modo che ci liberiamo di lui. E vabbè. Comunque. Intrusi? Uccisi a vista? Intrusi. Vabbè. Ok, mo ci sarà da far funzionare sto coso. Perché bisogna passare quel cancello per forza. Ok. Ok, ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Tranquillo, ce l'ho. Non lo apro il suggerimento perché ho capito. Ho capito benissimo. Ok, non crollare, ti prego. Benissimo. Dina, ehi, fammi salire. Ellie, sei nana. Quindi c'è bisogno di Dina. Minchia, che muscoli. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Wow, grazie. Non lo sapevo che cosa dovevo fare. Grazie mille, sei molto utile.
io qua mi cacherei addosso, raga. Mamma mia, se mi cacherei addosso. Mo. Intanto questo però, aspettate. Non è che magari c'è da far così? No. Ok. No, invece sì. Invece sì. Che perché sennò come cazzo lo salti? Merda. Tutto ok? Stavo solo morendo. Più o meno. C'è un posto dove appoggiarsi? Sì. Perfetto, siamo arrivati di là. Dove sono? Non è mica finita qui. Che città creepy. Ok, giù per le scale a chiocciola? No, c'è la scala a Pioli's on fire. No, non si dice. La potresti anche essere un pochino più rapida. Eccoci qui. Allora, quali sono le task? Forza. Aprire il cancello, questo, il cancelletto. Però serve la corrente. Ok, qui serve la corrente. Tosto. Bellissimo. Quindi non si aprirà neanche questo. Yes. Sotto. No. Ci devo arrivare per forza, eh? Perché non salti? Dai, potresti però saltar lì. La finestra. La finestra. Non ci penso mai perché è una feature nuova di questo gioco. Non ci penso mai. Invece è la cosa più semplice, proprio la soluzione più basilare. Forza. Allora, ispezione. Ok, chissà quando risale. Ok. La base del Serevena. È già qualcosa. Questi codici, ragazzi, credo, anzi sono proprio sicuro che saranno molto utili. Qua non c'è niente e allora usciamo. E apriamo sto cancello. Qui c'è il cavo da collegare per aprire il cancello. Non c'è altra roba da raccogliere, quindi possiamo tranquillamente prendere il cavo. No. Per fortuna c'è benzina dentro e trasportiamo il cavo. Oh. Merda. Dovevi aspettartelo. Strano che comunque le prese industriali gli hanno nascosta, ma ok. Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba.
Grazie. Allora, credo che gli vada dato il comando da dentro. Tanto fammi recuperare l'oggetto lanciato. Non gli va dato il comando da dentro. Shit. Shit, shit, shit. Ok, questo è il massimo che il cavo arriva. Però per esempio questo non si può trasportare? No. Però se è ancora in moto qualcosa dovrà pur fare. Se facessi questo... Magari poi è una cazzata, eh. Infatti è una cazzata. Cazzata assoluta. Che cazzo l'attacco? Aiuto. Aspetta, magari ci sono altre parti. Tipo questa. Eh sì, eh. Ma non c'è corrente. Fuck. Esploriamo il retro. Questo magari c'è qualche oggetto da raccogliere. Ci spero. Sì, infatti. Minchia. 17 integratori. Mai capitato che fossero così tanti, raga. Ok. Apriamo sto cancello. Ridammi il coso. Credo ci sarà da portare la corrente qui. Tutto bene? Più o meno. Ok, ci vuole la corrente qui, sapevo. Serve corrente. Il cavo è quello. E credo che vada preso qua comunque. Che trivia che sta diventando sto gioco. Che cazzo te l'ha detto? Non va attaccato qua dentro, no, vero? Manco per il cazzo. No! Prendi il cavo, cazzo. Ah, ok. Deve prendere da fuori. Brava.
Ok, dovremmo esserci finalmente alla fine di questo incubo. Ma in realtà non è neanche un incubo, è carino, però insomma... Devi ragionarci un pochino. Via. Ok. Beh, sempre meglio questo che avere tipo 10 click e essere da solo e doverti arrangiare, eh. Adesso credo manchi l'ultimo step, ovvero azionarlo da dentro. Esattamente. Cancello principale, password. Allora, fatemi vedere un attimo. Codici cancello presidio 0512. Sì. A posto. Bel lavoro. Ah, oh, bellissimo. È proprio giusto in tempo. Ok, bene, ora siamo dentro. Non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Integratorino 35. Chiedi medici rapidi. A posto. Bene, kit medico serve sempre. Fai spazio, va. E ora? Ho trovato un biglietto. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarla? Magari troviamo il nostro primo WLF e lo facciamo parlare. Di qua. Forza. Ok, gate 2. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ok. Cerchiamo di passare inosservati. Fedra merda. Originale. Fedra merda. Avviciniamoci a dare un'occhiata. Va bene, allora non saprei neanche da dove partire. Dai, codice. In quel messaggio ce n'erano diversi. Ma prima dobbiamo ripristinare. Appunto. Quindi famo le cose per gradi. Scommetto che qua non ci sarà corrente. Scusate, benzina. Ok, avanti. No. Niente benzina. Me lo sapevo. Ora che facciamo? Oh merda, il foglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo, parcheggio del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare questi posti? Montiamo in sella e vediamo. Tommy, e anche perché se no... Penso di sì. Col gioco non vai avanti.